casa, anche famiglia, quindi l'ambiente abitativo è inteso come ambiente vero e proprio, dove noi spendiamo molto del nostro tempo. Sì, sarebbe l'ambiente dove noi stiamo bene, dove siamo noi stessi, dove veramente viviamo. Tante cose che ha fatto, così ha fatto per questo pensiero, con questo pensiero. Partiamo dal... Oggi festeggiamo l'Ottocento. L'idea dell'Ottocento sta dietro nell'abbellimento. Cioè, c'erano quelle famose dimore, ma anche delle dimore della Grecia antica. Poi andiamo alla Roma, che la Roma ha una storia meravigliosa. Tra l'altro l'Ottocento nasce sulla storia del tessuto, del velluto dell'Italia, che poi è stata divulgata con i veneti in tutto il mondo, e poi anche nella Campania ci sono stati dei velluti d'eccezione conosciuti tuttora dalle famiglie regali. Questa tensione, questa cura nel nostro ambiente, nella nostra casa dove viviamo, nel nostro noi, alla fine dei conti, è oikos, e con questo pensiero sta facendo, sta creando tutto. E forse abbiamo visto anche i vostri maestri decoratori applicare questo colore, che è veramente uno spasso vederli, perché sembra veramente facile, poi in realtà non so se è così semplice, ma è bellissimo. Come in tutte le volte, richiede passione e attenzione di poterlo fare. Ci sono alcune lavorazioni che abbiamo visto che sono più facili, certe altre che sono un po' meno difficili, ma in tutte le cose ci va messa l'attenzione, la cura, la voglia, la passione di fare bene. E poi l'Ottocento, in questi ingredienti, diventa la seta liquida di velluto messa sulla parete. Se ti chiedo qualche numero, non so quante hai, qualche numero in questi 20 anni. È impossibile, e ti spiego il perché. Aspetta, te lo chiedo il microfono. Immagino che in 20 anni questo colore è entrato in tantissime case in tutto il mondo. È vero, è un prodotto che da 20 anni è stato copiato di più in assoluto, ma che è il best seller, il prodotto più riconosciuto in tutto il mondo in assoluto. Quindi con tanto orgoglio lo festeggiamo oggi, lo portiamo avanti, e i suoi numeri sono fiumi di colori.